Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per parlare dei pronostici della quinta giornata di Serie A. Come sempre cercherò di fare un video più veloce possibile, in modo che possiate non annoiarvi. E quindi partiamo subito con Sassuolo-Empoli. Si giocherà venerdì 21 alle 20:30 su Sky, la Dalla Sky. Secondo me qua io mi giocherei un bell'uno del Sassuolo, che è reduce dalla sconfitta a Torino con la Juve, ma ha una grande partita. Secondo me il Sassuolo potrebbe battere senza troppe difficoltà l'Empoli. Sabato alle 15, Parma-Cagliari, anche lei su Sky. Partita un po' particolare, ma il Parma l'ho visto veramente bene. Ha vinto anche a San Siro con l'Inter, ma l'ho visto bene anche contro la Juve. Secondo me qua l'uno del Cagliari me lo andrei a giocare, insomma. Uno Cagliari. Sabato alle 18, sempre su Sky, Fiorentina-Spal. Questa è una partita che secondo me due squadre molto in forma. La Fiorentina, tra l'altro, ha giocato molto bene anche ieri a Genova. E secondo me qua potrebbe venire fuori un pareggio. Mi gioco l'1x per la Fiorentina perché gioca in casa. Se fosse giocata a Ferrara, non mi avrebbe sorpreso una vittoria spallina. Sabato alle 20:30, prima partita del weekend che darà DAZN, Sampdoria-Inter. Questa è una partita importante. La Sampdoria ha pareggiato ieri con la Fiorentina, l'Inter viene dalla vittoria invece col Tottenham, ma ha fatto molta fatica in campionato. Aggiungerei anche che la Sampdoria in casa è molto molto temibile. Secondo me qua aboliamo i pareggi e diamo l'1-2. O vince la Samp perché la partita la mette in discesa, oppure l'Inter farà il colpaccio in quel di Genova. Domenica 23 settembre 12:30, sempre su DAZN, Torino-Napoli. A mio avviso qua il Torino perderà col Napoli, perché secondo me il Napoli, soprattutto dopo il pareggio con lo Stella Rossa, vorrà rifarsi in campionato, e credo che Torino sia lo stadio giusto per potercela fare. Quindi 2 del Napoli. Domenica le partite delle 15, Bologna-Roma, queste sono tutte su Sky tranne Chievo-Udinese. Bologna-Roma, e qua secondo me la Roma dovrà far vedere una reazione dopo la batosta di Madrid, e credo che il Bologna sia la squadra più, come possiamo dire, più, non dico facile da affrontare, ma più adatta per far vedere, insomma, le capacità, la reazione, insomma. Quindi 2 della Roma. Chievo-Udinese, come dicevo, l'ultima partita che farà vedere DAZN in questo weekend, e questa è una partita veramente aperta a tutti. Metto l'uno del Chievo per il fattore campo, ma è una partita veramente, io non la giocherei, insomma. Lazio-Genova, la Lazio non è che sia partita proprio bene 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 bene, e non mi sorprenderebbe la vittoria del Genoa all'Olimpico, quindi un x2 non mi sorprenderebbe del tutto. Così come non mi sorprenderebbe alle 18 di domenica 23 settembre Milan-Atalanta se facesse una sorpresa all'Atalanta. Atalanta che è partita veramente male, è stata presa a pallonate anche dalla Spal, ha bisogno di reagire. Il Milan viene dalla partita di Coppa UEFA, di Europa League, che giocherà stasera contro il Dudelange. Sicuramente non una squadra impossibile da battere, ma comunque una squadra con cui devi giocare. Quindi attenzione, potrebbe esserci la sorpresa. Io gioco X2 Atalanta. Frosinone-Juventus chiude invece la giornata di Serie A alle 20:30. Io credo che qua la Juve vincerà, perché comunque, diciamolo, Frosinone secondo me è una buona squadra, ma deve lottare per non retrocedere, farà molta fatica anche a non retrocedere. La Juve invece è abbastanza in forma, ieri ha fatto una vera e propria impresa, e credo proprio che alla fine soprattutto troverà un Ronaldo molto molto arrabbiato per quello che è successo ieri, e credo che assolutamente la Juve possa vincere, e metto anche marcatore Ronaldo. Credo che vittoria Juve e marcatore Ronaldo. Questo è il mio pronostico di Frosinone Juve. Ragazzi, questi sono i miei pronostici. Ovviamente scrivete qua se come sempre qua sotto i vostri. Mi raccomando, seguite il canale, iscrivetevi se vi è piaciuto il video, lasciate un like, ovviamente, e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità. Bene, a me non mi resta che augurarvi a questo punto un buon weekend, e a risentirci col prossimo video. Ciao!